abbiamo visto il sangue scorrere alle strade, i morti che ci cadevano addosso. Per fortuna si è sciolto il Consiglio, c'è stato il 93, abbiamo ripartito da capo e oggi abbiamo una grande città in Italia. E mio che non dico che non parla mai, non fa niente, ciao sindaco, che si dice, basta. Non c'è stata una proposta in questi, è venuto da lui, come dire, sta cosa mandarese, non esiste. Nella vita amministrativa del comune non ha inciso nemmeno lo 0,00001. A questi signori, in particolare gruppi politici che dicono per liberare Mister Bianco si deve dimettere il sindaco, così liberiamo Mister Bianco, questi signori che sono giovani e quindi non possono avere memoria di chi vuole dire mafia a Mister Bianco, dico che ci fu a mafia a Mister Bianco, che ha fatto scorrere il sangue nelle nostre strade e i morti ci cadevano addosso nel 91, nel 92. Lì c'è stata l'infiltrazione della mafia e sono giovani e quindi magari non conoscono la storia di Mister Bianco. Voglio ricordare, o voglio fare perché io ho fatto due opuscoletti che sono in biblioteca e poi ad attendere a leggere che cos'era Mister Bianco nel 92, nel 93. Chiedono un scioglimento del comune, per che cosa? Possono venire qua di notte e di giorno, ci spogliano a tutti, e non troveranno nulla, perché il comune è amministrato nel modo più determinato. Per me, non da oggi, per i miei collaboratori, i soldi pubblici sono sacri. Ho saputo che c'è un senatore Giarrusso che è preoccupato perché una commissione antimafia vuole sciogliere un consiglio comunale. Già lui, una passata campagna elettorale, una sera ha detto: un sindaco, se viene eletto, siccome ha dato soldi a ditte mafiose per spazzatura, sarà buttato fuori. Come vedete, sogno buttato fuori, ha saltato a governare il comune con gioia e soddisfazione. Come anzi tavolista di sciogliere il Consiglio Comunale di Mister Bianco. Se vuole sciogliere qualcosa, il senatore Giarrusso può pigliare una pentola, ci mette l'acqua cauda, piglia una giunta di sale e lo fa sciogliere. Mister Bianco non si scioglie perché è un'amministrazione corretta, capace e trasparente. Lo deve sapere i senatori, lo sapere la commissione antimafia regionale, nazionale. Noi siamo qua a difendere il nostro onore e l'onore della nostra città.